Fa! Ma che cazzo vuoi? Ma sono sordo come una talpa? Ma non sono sordo per niente! Ah. La talpa è cieca, muove! Invece nonna Maria che ha fatto? Che è questo? Ho fatto le pappardelle. Però una ricetta molto molto antica. Molto antica. Senza uova, vero? Senza uova e con la farina di grano duro, perché una volta c'era. E le uova, poverine, le vendevano per comprare i fiammiferi. Cioè praticamente le, senza uova, perché almeno risparmiavano, le uova le potevano vendere per comprare i fiammiferi. Fiammiferi, il sale, la carta, tutte quelle cose che ci volevano in cucina. Quindi facevano a meno dell'uovo sulla pasta per comprare certo, qualcos'altro. Certo. Bella sta cosa. Bella, vero? Bella anche saperla, sapevo. Guardate che spettacolo, raga. I pappardelli. Buongiorno, buongiorno sto cazzo. Ma perché? Perché è da naffanculo. Oh, non poteva iniziare meglio la settimana, perché sennò è veramente. Che tocca fare qui? Dai a pochetto. Lei che ti taglia la mano. No, no, mamma mia, che violenza. Testa di cazzo e gli dà le malattie. Sto stronzo. Sono giampato. No, è proprio il mamma ammazzato. Vattene per le lingue, ma cazzo. Ma l'anna sopra, che vuoi? No, ma per fare le cose 10 volte mi fai incazzare, no? Ma che stai a fare? Ma tu vuoi levare la spina, tu non è... Mettila su un punto. Stronzo. Mannaggia il colore di strada! Vai a cacquare coglione! Ma perché? Ma perché io voglio far culo! Se lo più là! Porca, ma dopo di giù un bestemmi! E vedi? Ho messo la tovaglia per me, non arriva da me! Ma questo è... scusa, eh! Va via che ma, te la a parte che l'ho messa io la tovaglia! Fa vedere ste pappardelle ripappardellate, vai giù! Vai, guarda! Guarda, sa, gli basta mai di mangiare a quello, lo vedi? No, perché tu non mangi. Gli basta mai, oh, te basta mai. Dani. Ma che cazzo, fammi di che scorreggi, sa. Vai là, vai là. Mi sta a toccare il culo. Vai là. Scorreggio. Fammi tocca il culo. Senti quanto ce l'hai duro, via. Andiamo, va. Sentite come si muovono bene sul piatto. Quando sentite sto rumore. Senti, senti. Ma quanto sono buoni. Buoni, buoni. Leva che cazzo di lì. Perché? Ma leva i musicali, cammina, è scemo. Ma stai per queste fucciottate? Ma ne Simpson? Ma quel Simpson, che Simpson? C'ho invece i merletti dentro la testa, c'ho Lo il merletto, è come i castelli. Ma cammina, levate lì. È bella. Cammina che c'è il bollettino dell'Umbria. È belli, no. Dai, che adesso, Guardiamoli insieme. Ah, che seppia, oh. Ma vaffanculo tu e loro. Eh? Già c'è colpa chi ci mette. Perché? Per testa di cazzo che dalla televisione ci mette sti bucciotti. Perché? Perché sì, ma che è questa? Sta stronzata. A parte... Ci andremo a giocare. Dormimo? Oh! Ma va sul letto, no? E faccio tu, no? Va sul lettino, dai. Ma tu perché non ci vedi? Va sul letto. Ma perché rompi i coglioni? Ah! Ma va sul letto. E faccio tu! Dai, dormimo? Sì, il cazzo dormo. Stai dormendo? Ecco, ma non ti ho visto che ti rompo il cazzo. Sì. Da voi, ma qua è uscito il freddo tutto d'un botto. Proprio. C'è più quel tiepido di una volta, no? Boom! Una steccata e si gela. Fa il fumo. A proposito di neve e di freddo, questo fine settimana sarò a Madonna di Campiglio. Chi c'è a Campiglio? C'è un po' di scompiglio? Sì, dai, non vedo l'ora
di risciare, ragazzi. Non vedo l'ora. Oggi è dura. Spurgatorio puro. Ti ha visto. È durissima. Vabbè, dai. È durissima. Allora, facciamo un burpees. Sì. Con le maniglie. 10 squat di spinta. Ma te pare sto rompicoglione dei vecchi ora sta sempre di qui vicino a me? Ma te sciacqua di coglioni! Tu sei in testa di cazzo nucleare! Ma! Sì, sì! Ma! Proprio dopo che te le foto atomico! Nucleare e atomico! To' il pane! Servati! Bel dente di coglioni! Perché? Dove te lo vada? To' il cincilla! E come no? Fermati! Mi piace il tuo cincilla! Mannaggia il crocistrada! Fermati! Bello no, eh? È bello tutto innevato. Tutta sta neve mi viene voglia di fare il presepino. Mannaggia il bamboccio, cammina! Famo il presepino, famo. E rompi coglione! Famo il presepe. E sì, facemolo! Facemolo no! Ma qui! Presepino! Sì! Mettiamoci qualcosa! Sì, ci mettiamo sta cazzo! No, sì. Sul presepe! Sì! E che dal posto di chi? Vedi il bamboccio! Guarda uno, guarda che bello! Come fa la neve quando scende? Come in coglioni fa. Come fa? Come in coglioni. Ti piace? Scende, guardala, guardala quanto è bella. Andiamo fuori. Cammina, toc, te in culo. E poi voglio andare a casa che mi scappa la cacà. Oddio, oddio. Fermi, mannaggia. Oh, apro lo sportello e puzza io. No. No. Seminario. Ma che però studiavano i preti che diventavano preti, ci vivono da giovani. Ma che seminavano? La fica! No! Sì. Ecco perché. Un po' il tettino. Fermate! Chiude! No. Se c'è un testa di cazzo in Italia, sei tu! No. Chiude sto vetro, piove! Ma io che no! Apro il vetro sopra! E apro il tettino per respirare! Chiude! Meow. Non è un mezzo, infatti. Meow. Ma basta. No. Oh no. Nonno. Nonno. Oh no. Oh no. Nonno. Oh no. Arzughe. Oh. Oh no, nonno, oh no, nonno, nonno, oh no, oh no, vabbè, gli Arzu che è? Oh no, Arzu o no, che fè? Oh no, nonno, oh no, nonno, oh no, no, le minacce no. Ha detto signorini ha preparato tante sorprese per te. Io no. Sì, sì. Cioè, la sorpresa come quella che ha fatto l'altro ieri, se ne vergognano, ti schifose. È entrata la moglie dentro. Mi ha fatto un discorso al marito, e qua e là. E dopo? Dopo 2 minuti. I pensieri. Ma quella sta con tuo marito ha fatto tutto questo, bella che si è vista nuda, però per dietro non si è vista nuda. Tu subito l'hai guardata? No, ha pensato a mettere nel sole punto. Mica come una volta, di la verità, eh? Fa tutte queste cose. Beh, ma guardalo oggi, no? Quella è la moglie. Ha visto tutti i lavori, tutti i cose, e gli ha detto niente. Oh, il testo di cazzo è tutto via. C'è un cazzo di vino, non bevevo. Quella, bevela. Perché? Perché non la vuoi là. Qui la temperatura è molto alta, eh. Siamo a 23 e mezzo. Quasi Brasile. Mettela uno un po'. A 11. Se è buona, mettela uno. Come da fa? Ah. Qualcuno mi chiede, fai vedere solo un cane, ma ne hai due. Poverino l'altro. Raga, l'altro è timido, cioè, lei è petonero. Ecco petonero, guarda quanto è bellino. Però vedi, non vuole stare sui social, guarda, è timida. Vedi l'altro, ma questi messaggi li prende a ridere, perché ma la gente è seria, ti dice,
L'altro cane non li inquadri mai, poverino, ma porco cane. Parlando dei cani, ma cioè, se non lo inquadro vuol dire che non gli voglio bene, ma che discorso è? Boh. Dice che ne guardavi. Per porta, perché? Perché? Come mai la guardavi? Ma lo stai a guardare? Oh! Oh no! Lo stai a guardare? La buona notte. Vi ringrazio sempre della vostra presenza durante la giornata, perché è veramente importante per me. E stanno commentando sicuramente Grande Fratello, eh. Dopo dice che non gli piace. Senti, senti. E dopo, ritornando a noi, vi auguro la buonanotte. State bene. Domani per me è una giornata un po' particolare. Sarò in viaggio, però vi terrò aggiornati. Giusto per un giornino starò in viaggio, devo fare una cosina. Notte.